Utilizzando l'applicazione Quiz Patente Tradotto, che potete scaricare gratuitamente e installare sul vostro smartphone, nonché consultare in 102 lingue, in questo video analizziamo, sempre nel quiz per argomento, dei segnali di divieto, tutti i quiz relativi al segnale di via libera. Andiamo prima a sentire le spiegazioni del nostro manuale. È un segnale di via libera e indica la fine delle prescrizioni. Indica il punto dove gli obblighi o i divieti precedentemente imposti non sono più validi. È sbagliato dire che il segnale indica la fine di un cantiere di lavoro, di un centro abitato o di un pericolo precedentemente segnalato. Il segnale raffigurato indica la fine del pericolo precedentemente segnalato. Risposta corretta, falso. Il segnale raffigurato indica la fine delle prescrizioni precedentemente imposte. Potrebbero essere prescrizioni, per esempio, relative al divieto di sorpasso, al limite massimo di velocità, al divieto di segnalazioni acustiche, eccetera, eccetera. Quindi la risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione. Ricordiamoci che le prescrizioni normalmente riguardano i divieti o gli obblighi, quindi è la fine di una prescrizione. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica il punto dal quale le prescrizioni precedentemente indicate non sono più valide. Parla di prescrizioni al plurale perché può annullare contemporaneamente più prescrizioni in un unico punto. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica la fine di divieti precedentemente imposti. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato indica la fine di un cantiere di lavoro. La risposta corretta è falso, in quanto non indica la fine di un cantiere, perché non è una prescrizione, un cantiere. Il segnale raffigurato è un segnale di via libera. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato riguarda soltanto i veicoli in servizio pubblico. Riguarda tutti i tipi di veicoli. Risposta corretta, falso. Il segnale raffigurato indica la fine di un centro abitato. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Non è un segnale di indicazione, in quanto è un segnale circolare rotondo, è invece un segnale di prescrizione, di fine di una prescrizione precedentemente imposta. Quindi la risposta corretta è falso. Possiamo rivedere tutte le nostre risposte nell'elenco finale. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e condividete il video. Se volete iscrivervi al canale, sarete avvisati di ogni nuovo caricamento. E l'iscrizione al canale naturalmente ci aiuta a fare crescere il canale. Se avete qualche dubbio su qualche quiz analizzato in questo video, potete mettere un post e noi vi risponderemo prontamente. Arrivederci al prossimo video.